E allora siamo alla premiazione del team Chrono Factor Live, coloro i quali hanno tenuto banco in piazza con il loro stand messo a disposizione dall'ACI di Reggio Calabria, quindi un grazie penso Gianni Puntorieri all'ACI di Reggio Calabria. Assolutamente sì, e non solo all'ACI, anche al sindaco di Santo Stefano, a Livio anche un grande ringraziamento. La direttrice Sandra Pagani, il nostro Livio che insomma è stato accanto ai ragazzi per qualunque esigenza, è stato con loro. Allora, terzo classificato col tempo di 4:31.300, Fedele Penna. Ce l'abbiamo? Bene, comunque ritirerà qualcuno, il nostro Gianni Puntorieri ha avuto parole di ringraziamento e di encomi all'ACI di Reggio Calabria per la sensibilità dimostrata ancora una volta nel mettere a disposizione i gazebi per correre in montagna a livello virtuale. Grazie davvero al nostro direttore all'ACI di Reggio Calabria, mi sono permesso di fargli conoscere l'anno scorso e la bontà del lavoro e della collaborazione ha dato i suoi frutti. Grazie, diciamo, umanamente e agonisticamente Sandra Pagani, grazie di cuore. Secondo classificato Gaetano Rechichi col tempo di 4:26.028. È sempre tu. E allora a lui la coppa che è stata, diciamo, offerta dalle Lia Corse, a lui. E allora, coppa tributata dall'ACI di Reggio Calabria al primo classificato Salvatore Andarivieni col tempo di 4:17.084. Salvatore, grazie di essere stato con noi, ma resta qui perché c'è anche la coppa offerta dalla Elia Corse destinata ancora a te, vincitore Salvatore Andarivieni. Un applauso anche ai nostri ragazzi del team Chrono Factor. La coppa Elia Corse, il costruttore di Simelegri, che ha voluto essere vicino anche alle sorti virtuali di questa gara. Bene, un applauso al nostro Salvatore Andarivieni. Un ultimo passaggio, se mi consenti direttore, a livello individuale, a livello di sito, noi come tornante.it, come Francesco Romeo, ringrazio te, ringrazio Katia, ringrazio Fortunata e ringrazio tutti coloro i quali dell'ACI sono stati con noi, ci hanno permesso di raccontare questa gara, grazie del lavoro che avete fatto e quindi speriamo di rivederci anche in altri eventi per cose sempre più belle. Comunque grazie di cuore a livello individuale e collettivo. Buona Santo Stefano Campari del 2020 a tutti e buona continuazione di domenica.